dopo aver parlato negli scorsi incontri di organelli che hanno fatto la storia dell'organo italiano e hanno contribuito alla sua evoluzione, Serassi, Ringiardi, Bossi, Hermans, quest'anno aggiungeremo un ulteriore tassello, uno dei più antichi. Saremo infatti giovedì 25 aprile 2013 a Brescia sulle tracce della dinastia Antegnati. Ma chi erano questi organari? Ascoltiamo un piccolo spunto dalla professoressa Franceschini. Il nome degli Antegnati è un nome celebre nel mondo, al pari di quello degli Amati e degli Stradivari per gli strumenti ad arco, in particolare per i violini. La famiglia era originaria di Lumezzane, un paese di una valle laterale della Valle Trompia, una valle bresciana, nota per la lavorazione dei metalli. E questo probabilmente aveva a che fare con la costruzione delle canne. Il capostipite di cui si ha notizia è Bartolomeo, le prime notizie sono del 1481, che ebbe tre figli, Giovan Giacomo, che ricordiamo per l'organo del Duomo Vecchio, e poi i nomi più noti, grazie a Dio, e soprattutto il figlio Costanzo, che affiancò all'attività di costruttore, quella di compositore, e scrisse musiche e anche un celebre trattato, L'arte organica, in cui si parla anche di come si debba stare all'organo, di come si debba suonare e di come lo si debba registrare. Ma perché furono così celebri e sono tuttora celebri questi Antegnati? I contemporanei e anche costruttori più tardi, come i celebri Serassi, li ricordano soprattutto per la perfezione della costruzione e per il suono del principale, per la dolcezza del principale, per la sua intonazione e del ripieno. La caratteristica sicuramente saliente di questi strumenti, dato che non prevedono per esempio le ance. Visiteremo durante la giornata quattro strumenti racchiusi nel centro storico di Brescia, ognuno costruito da una generazione Antegnati diversa. Partendo in ordine storico dal Duomo Vecchio, costruito da Gian Giacomo nel 1536 ed ampliato dai Serassi nell'Ottocento. Poi per San Giuseppe, costruito da Grazia Dio col figlio Costanzo nel 1581. Proseguendo per San Carlo, costruito nei primi del Seicento da Grazia Dio II. E infine il Carmine, costruito da Megliarini e montato da Grazia Dio II, nel 1633. Il significato dell'Organ Day è sì quello di valorizzare gli strumenti più belli della nostra penisola, ma sin da quando è stato ideato nel 2005 a Parma da Ugo Leoni, rappresenta un incontro di amici. Un modo per conoscersi di persona, confrontarsi, accrescere le nostre culture, uniti dalla stessa passione per l'organo a canne. Oltre ai quattro strumenti principali, visiteremo nel tardo pomeriggio un altro strumento a sorpresa. E alle 21, a conclusione della giornata, ci sarà un concerto aperto al pubblico, all'interno del Duomo Vecchio, tenuto da alcuni dei nostri maestri. Per concludere, è doveroso un ringraziamento agli amici della Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia di Brescia, che hanno reso possibile l'intero svolgimento della giornata. Potete trovare tutte le informazioni relative all'evento di Brescia e su come partecipare sul sito www.organday.it o alla pagina Facebook Organ Day. Ciao e buona musica!